Buongiorno a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi andremo a preparare i mostaccioli. Siamo vicino a Natale e sono veramente ottimi. Scappo in cucina a prepararli, vi aspetto. Ed eccoci tornati. Per preparare i mostaccioli ci occorre una ciotola, 350 g di farina 00, buccia grattugiata di arancio, 30 g di cacao amaro, 2 cucchiaia di cacao dolce, 50 g di mandorle macinate, 50 ml olio di seme, 100 g di marmellata di more, 150 g di miele, una bustina di lievito per dolci e 300 g di cioccolato fondente. Iniziamo con la preparazione. La farina, il mandorle, il cacao amaro e il cacao dolce. La buccia grattugiata dell'arancio, il miele, marmellata di more, l'olio di seme. Ora aggiungiamo la bustina di lievito per dolci e iniziamo a impastare fin quando l'impasto diventa liscio e morbido. Se l'impasto è troppo duro, vi aiutate con un po' di latte e continuate a mescolare finché ottenete una pallina. Ed ecco, la nostra pallina è pronta. Ora la lasciamo riposare per un 10 minuti. La copriamo e la lasciamo riposare. Passati 10 minuti, andiamo a schiacciare la pallina con uno spessore di 2-3 cm. Facciamo un rettangolo quadrato con un matterello ed ecco, sono pronti due pezzi, si sono usciti per cercare di fare un po' più precisi. Ora andiamo a tagliare l'unco perché li voglio fare un po' piccoli, ma poi in base alla forma che a voi piace, per creare i rombi. Ed ora tagliamo i nostri mostaccioli a rombi. Ecco la forma dei mostaccioli. Continuiamo a tagliarli tutti. Ed ecco, i mostaccioli sono pronti. Li ho preparati già da infornare. Ora li andiamo a infornare a 180 gradi per 15 minuti. Nel mentre i mostaccioli si stanno cuocendo, prepariamo la glassa al cioccolato. Aggiungiamo un po' di latte, pochissimo. Versiamo 300 g di cioccolato fondente. Versiamo
lo spezziamo a pezzetti. Se 300 grammi di cioccolato non bastano, ci aggiungiamo un po' di cacao amaro. Poi una volta che l'abbiamo messo sul fuoco, li vediamo com'è. Ora aggiungiamo 2 cucchiaie di cacao amaro. Mettiamo sul fuoco a fiamma media fin quando si scioglie tutto. Ed eccoci tornati. La galassia è pronta. Ora andiamo a metterci i mostaccioli dentro. Allora, li versiamo ognuno qui dentro, dentro la galassia di cioccolato. E poi li mettiamo su carta forno, ognuno, fin quando si va a raffreddare. Li posizioniamo tutti in questa maniera. Ed ecco, abbiamo completato di mettere la galassia ai mostaccioli. Ci sono usciti 3 vassoi. Quindi ora bisogna aspettare solo che si raffreddano per poterli gustare.